amici, benvenuti in questa puntata. Oggi vi faccio vedere una cosa molto bella. Allora, quando uno cambia un computer, ovviamente, diciamo, almeno io, l'hard disk me lo tengo. Anche perché ci sono sempre informazioni private dentro. Anche se non fate una formattazione sicura e lo buttate nella spazzatura, la gente potrebbe riuscire a capire le vostre info. Comunque, un hard disk, oppure avete cambiato l'hard disk, quindi avete tra le mani questi fantasticissimi hard disk. Questo è 500 gigabyte, era del MacBook Pro che ho cambiato, ci ho messo un SSD drive. Questo è 500, anche questo 500 gigabyte, che girano tra le palle. Cosa fare? Allora, o vi comprate degli enclosure, che sono praticamente gli scatolotti. Questo qui è abbastanza bellino, guardate. Potete inserire il vostro hard dischetto qua, ha una presa SATA. Ovviamente dovete vedere che tipo di hard disk avete, però questo qui è molto bellino. Cos'è che è? Oh, okay. Lo inserite dentro, mettete la USB e ve lo mettete. Oppure, se non ve ne frega di portarvelo in giro, questa è una soluzione molto bella, comunque ve lo consiglio. Avete o magari spataticate sempre con hard disk, dovete duplicare hard disk, cose così. Ecco una soluzione molto bella che ho comprato recentemente. E questi dock, io li chiamo i tostapane del web. Insomma, sono a forma di tostapane, quello americano, servono per infilare degli hard disk. Quindi, hard disk non li buttate via, vi possono sempre servire. Tipo, fate una formattazione, ovviamente. E vediamo subito l'oggettino, metterò il link nella descrizione così potete comprarlo. Allora, guardate che bello, è semplicissimo, niente di che. Ha due porte qui SATA, perché ormai gli hard disk sono SATA, evidentemente, l'interfaccia, no? E questo è molto bello perché ha anche questo adattatore, quindi se volete mettere l'hard disk grosso, semplicissimo, dovete ovviamente girarlo nella giusta direzione, tac, a posto. Volete mettere l'hard dischetto piccolo, lo mettete qua. Quindi adesso lo mettete di qua. Olè. Quindi adesso avete il vostro nuovissimo computer con un giga in più di spazio disponibile. Poi quando vi è finito, lo pigliate, buttate nel cesso, tac, schiaffate un altro, tac. Poi è molto bello, c'ha il bottoncino proprio, anche il bottoncino, i nostri tecnici sono riusciti a rifare il suono del tic tic tic. E poi comunque, quando lo dovete tirare fuori, un po' come il tostapane, bellissimo. Questo l'avevo visto da un po' di tempo a questa parte, ma non l'avevo ancora comprato. Però io, diciamo, questo ovviamente è una soluzione un po' da casa. Insomma, ovviamente se te lo devi portare in giro, opterei per un enclosure. Io non so come si chiamano, dei boxettini. Io li chiamo enclosure perché si chiamano così. E quindi questo è quanto, questo è, la marca è Sabrent, marca mai sentita, però vabbè, c'è il fatto suo. Allora, questo è quanto per questo unboxing di oggi, ci vediamo al prossimo gadget, ciao!